Ma cosa ci facciamo su The Sims 4? L'aggiornamento degli animali esce il 10 novembre. Lo so, Steph, che ovviamente lo so che esce il 10 novembre. Okay. Siamo qui perché ho trovato la casa più bella di tutta The Sims 4 in assoluto, Steph. Sei sicura? Sì, sono sicura. Ma posso già dare una sbirciatina, Fere? Sì, la devi vedere, sono sicura che te ne innamorerai, Steph. Guardala. Eccola. È un hamburger. Appunto, tu ami gli hamburger, Steph. Cosa c'è di strano? Che è una non casa. Vorresti vivere dentro un hamburger? Scusa, ne mangi a quintali, non ci vorresti vivere dentro uno? No. Come va? Io sono Ferenikin. E sono Steph, che sto giocando a The Sims 4. E oggi siamo qui su The Sims con una cosa molto particolare, perché inizieremo ad esplorare le case più belle e geniali che si trovano nella galleria, Steph. È colpa sua. Ne ho trovate tantissime, consolini, preparatevi, questo è solo l'inizio. A me ha ingannato, a me aveva detto che c'erano davvero delle case fighe da vedere. Io ho fatto ok, dai, registriamo, aspettiamo che esca l'aggiornamento degli animali, che voglio fare anche io, dato che devo fare il gatto, Steph, più famoso di Hollywood. Hai mi sembra giusto. Hai mai vissuto dentro un hamburger? No. Ecco, questa è l'occasione della tua vita. Cosa vuoi di più? Dai, no, ma andiamo. Secondo me c'è un motivo per il quale io non ci ho mai vissuto dentro. Perché non è fantasia, una buona idea. Perché non è Heister. Vabbè, devi vedere fuori, allora, dagli schemi. Allora, facciamo così, ok? Dimmi. Io voglio valutare la casa in tanti modi diversi. Quindi valuterò l'estetica, valuterò le funzionalità, valuterò tutto quello che bisogna valutare per reputare una casa tale, ok? Ok. Se supererà tutte le prove, avrai avuto ragione tu, sarà una casa fantastica, bellissima, e il tuo video sarà bello. Perfetto. Se non supererà tutte le prove, avrò avuto ragione io. Ma tu non ce l'hai mai la ragione. E l'animale che faremo quando uscirà l'aggiornamento sarà un gatto e non un cane, e si chiamerà Pepe. No. Devi accettare. No, non accetto. Allora possiamo chiudere qui, dai. Basta. Allora non sei l'animale così sicura. L'animale sarà Nami. Non sei così sicura sul tuo hamburger, allora? Un gatto che si chiama Nami, questo è troppo. No, che schifo. Allora, prima di tutto schifo farei tu. Seconda cosa, chi è questa famiglia? Li hai scelti come malcapitati? Da dove li hai tirati fuori? Oh sì, li ho trovati a caso, giusto perché dovranno testare le cose, perché io non poveracci posso andare lì a provarle, per fortuna. Non li invidio. Quindi non li invidio. Dovranno vivere loro dentro l'hamburger. Non in so ogni se caso è una casa per quattro, però ci proveremo. Allora, partiamo guardandola da fuori. Vai. Secondo me è la cosa più corretta. Abbiamo delle scalette per salire e degli gnometti simpatici all'entrata, che non mi dispiacciono. Devo dire che questa parte secondo me è carina. Dietro non c'è nulla di particolare e fin qua lo trovo abbastanza normale. Salendo io inizio già a vedere queste foglie che è sono... È l'insalata, Steph. È quello giallo, è la maionese, credo. Lo so a cosa sì, corrispondono. Sì, quella è l'hamburger, quella... Okay. Però diciamo che è un po' strano vedere delle foglie che fuoriescono ovunque. Vabbè, dalla casa. Stai per mangiare l'hamburger e tutta l'insalata che esce fuori, che è il primo morso che dai ti cade tutto addosso. Sì. Questa è più o meno la rappresentazione. E poi ti volevo chiedere una cosa. Ma queste sono pietre? No, è la senape. Vabbè, ma ok. È la senape. Ok, Steph, ma è la senape. Sono pietre. È la senape. Ma a me sembrano pietre. Ti ho detto che è la senape. No, non è senape, è il sesamo. Accidenti, sto dicendo da due ore la cosa sbagliata. Il sesamo, Steph. I chicchetti di sesamo. Okay, va bene, ma ci credo senza ombra di dubbio. Proprio non ho nessun dubbio. Andiamo a vedere il primo piano, Fere. Quindi il piano terra. Okay, esattamente. Perfetto. Gialla. Devo dire che è carina, è accogliente. Però valutiamo se ha tutto quello che serve. Allora, partiamo qui dalla cucina. Abbiamo fornelli, abbiamo il lavandino, lavello. Poi abbiamo il frigorifero. Un tavolo un pochettino dove cucinare barra mangiare. E un altro tavolo qua. Ok, c'è da dire che con i tavoli siamo messi un po' male, perché qua sì, c'è poco spazio. Ci sta in due, qua ci sta in due, tocca mangiare separati alla famiglia, non è proprio il massimo. Infatti penso che sia più una casa per due, io non so perché hai preso una famiglia per quattro, che adesso non sai dove metterti. Io ho portato la famiglia per quattro e tu devi soddisfare i requisiti. Chi mandiamo via, genitori o bambini? Scegli tu, perché non ci stiamo qui in quattro, scegli tu, Steph. Poi vediamo, poi vediamo. A tuo rischio e pericolo. Qua c'è un buon separé che non mi dispiace. Qui abbiamo... Ah, ma aspetta, Fere, ma è un monolocale? Penso proprio di sì, Steph. Ah, qui abbiamo il letto. Soggiorno... Che c'è? Da dove è uscita questa cosa? Non lo so. Non sapevo esistesse su The Sims. No, io lo sapevo ed è bellissimo. Dai, no, ci sta anche non bastava bene la casa a forma di hamburger, dovevamo beccarci anche l'attivo a forma di pinguino. Guarda, Fere, non voglio essere antipatico, ma in un minuto ho costruito una casa Steph, più utile. Hai preso tre stanze preimpostate, le hai messe tutte vicino, fa schifo. Guarda che non è brutto come monolocale, io non capisco perché continui a criticarlo. Allora, cioè, il monolocale cosa ti aspetti? Che sia no, enorme? No, 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 cioè, no, 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 no,
sei partita con le aspettative alte perché mi hai detto la casa più bella di sempre. Guarda, è come bellissima. Minimo, per farti perdonare, mi devi far vedere un'altra. Sì, ne un'altra, ancora più bella di questa. La volevo tenere come jolly nel caso che questa non ti piacesse. Ok, allora. Sei pronto? Con questa svieni proprio. Ma me lo dici già? Mi vuoi spoilerare? Me lo dici io adesso? Ok, vai, dimmi che cos'è. Davvero, te lo devo dire? Sì, dimmi. La casa di Pikachu. La casa di Pikachu. È un Pikachu e tu vivi dentro Pikachu. Cioè, quindi a forma proprio di Pikachu totale, letterale. Come questa forma, cioè, proprio è un Pikachu, sì. Come tu hai fatto l'Enderman su Minecraft, questo è un Pikachu. Esatto, esatto. Bene, non penso di essere guarda pronto. Guarda la bambina, guarda come è soddisfatta. Guardala che ride, guardala. La vedi lì? Come Sì, proprio la vedo. Così. Sì, la vedo, la vedo. Super finta. Non credo che farò la stessa faccia, vado? Vai. Guarda il sorriso. Cosa sono gli occhi di preciso? Non lo voglio sapere. Osserva, voglio capire. Non osserverò. E poi gli ha messo le frecce per fare le guanciotte, capito? Vabbè, dai. È molto allora carina, Steph. Sì. Allora, ma è un ristorante o è... Perché stava di... Ah no, forse è una casa. È allora, una casa, Steph. Di sicuro è più piani a differenza dell'hamburger. Quindi sì, forse... penso che forse sia... riuscirei a convincermi un po' di più. Magari un monolocale su più livelli, non lo so. Partiamo alla nostra esplorazione. Okay, guarda, vai. Allora, la cucina... 10.000 volte più grande, bella. Cioè guardate qua, qui c'è un sacco di spazio, abbiamo addirittura un microonde che prima era un lusso, la cappa. Guarda anche un sacco... la cucina a gas, anche è perché bella. Noi comunque nella nostra casa la cucina è piccolina e stiamo avendo problemi a mettere i piatti eccetera eccetera, quindi avere una cucina abbastanza sì, grande sì, secondo me è molto importante. Però dov'è il frigo? Eccolo, ah, guarda, c'è tutto che... guarda nello specchio. Hai capito? È bello questo. Penso che viene sia nascosto addirittura... la stessa creatrice, perché vedi che lo stile comunque ricorda molto tutto giallo. Sì. Vabbè, sì, perché pica. Comunque, tavolo da 5, quindi la nostra famiglia là da 4 ci può mangiare. In questo bagno c'è il lavandino, quindi almeno i denti se li possono lavare. La e cucina anche la è molto più grande. Questa cosa con lo specchio, con il frigo è geniale, mi piace un sacco. Dopodiché andiamo al piano di sopra. Allora, okay, qua. E vabbè, Fede. Ma me lo potevi TV dire che Pikachu era la casa di lusso? Mi hai detto che ne avevi l'asso nella manica, ma non me l'aspettavo così. Vedi, perché poi... allora, no, tu devi capire che poi l'hamburger, mm-hmm, io l'ho fatto per te, perché ti piacciono gli hamburger. Era una sorpresa per te, tu me l'hai capito distrutta in tutti i ma modi possibili. Ma avresti dovuto fare la quindi pizza. Adesso... non c'era la casa cioè vedi, perlomeno non l'ho trovata, vedi, non so se c'è, la cercheremo. No, perché gli hamburger sì, me li mangio spesso, l'altro giorno doppio cheeseburger, strabello, buonissimo. Però la pizza l'avrei apprezzata di più. Però anche c'è perché da dire se ne c'era più spazio. Che in questa casa ci vivrei, Steph, soprattutto con questo sì, televisore. Sì, e poi ti volevo dire, guarda questi cuscini. Bellini. Che hanno le strisce nere nel giallo che ricorda tantissimo proprio infatti Pikachu. Infatti è tutto giallo e nero, anche il tappeto, guarda, sì, il tappeto, sì, il pavimento sì. è molto qui carino. Qui abbiamo dei balconcini che purtroppo non sono agibili, è un peccato. Qua comunque era anche il caminetto con doppio divano, quindi ci stanno molto tutti alla carino. Grande TV gigantesca. E poi non so bene da dove passano, credo da che qui tu sali le scale qui. Poi c'è la porta a fianco alla TV. Aspetta, facciamo andare la bambina, perché sinceramente lei è felice, quindi facciamole girare Pikachu. Sì, vai. Sì, lei secondo me è una cosa del genere. Io sarei felicissimo da bambino di avere una cosa del genere. Ma anche da grande. Ci faccia vedere. No, il padre non lo volevamo. Vedi che mi sa che ci stai dicendo che non è in grado di andare, Fere. Quindi dici che il passaggio è ostruito. Cosa stai guardando alla TV che non si vede niente? Sì. Il passaggio è ostruito. Ok. Vabbè, facciamo finta che non lo sia. Vabbè, e andiamo. Si può liberare facilmente al piano dai di sopra. Qui finito. Due tappeti con una pianta. Okay. Qua ci saranno le camere da letto. Eccola qui. Allora, una camera da letto molto minimale. Col bagno. Beh, ti dico, panorama incredibile, perché sei negli occhi di Pikachu, quindi sei proprio da dove vede Pikachu. Il problema è la bocca, che è apprezzabile. Un po' fa senso averla come sì, muro. Questa è un po' brutta, è un po' macabra. Però la camera da letto non è troppo piccola, hai pure una scrivania, il bagno doppio privato, Doppio monitor vai, proprio bella per lavorare alla grande, quindi non è male. L'unica cosa è che appunto c'è il passaggio ostruito e soprattutto non c'è la camera per i due bambini, quindi vabbè, però aspetta, questa è una stanza vuota, tu volendo qui ci metti due letti. Ed è una casa anche per quattro, molto piccola. Ci per siamo quattro, capiti, però ci siamo capiti. Si può fare. Allora, guarda, mettiamo qua subito un bel letto. Questo, guarda, che ci bello. Sta, ok, mi piace molto.
un comodino, credo che gli faccia comodo dove tenersi qualcosa. Ne mettiamo uno entrambi, mi sembra giusto. Non c'è giallo, non fanno nulla di giallo, vedi? Ci sono poche cose gialle. Abbiamo forse un po' rovinato lo stile della casa, ma ci sta, dai. Però, vedi, così adesso almeno ci possono vivere la tutti. Nostra malcapitata famiglia ci può vivere. Un po' strettini, perché tende molto verso l'alto, e dovremmo anche risolvere il passaggio, perché altrimenti non possono andare a dormire e muoiono di sonno. Però è vivibile, è bella questa, non dai. Non importa, non importa, bella. Magari facciamo una scala esterna. Ma è vivibile? No, è chiusa. Ma solo possiamo per creare un passaggio segreto? Eh sì. Guarda, aspetta. Ci sta una porta qua, Fere? Secondo me sì. Dimmi di piccolina, sì. Piccolina magari. Vediamo. No, peccato. È organizzato un po' meglio. Aspetta. Poi metti la porta nella coda e fai tutto... Con delle scale, volendo, fai tutto il passaggio, se tutti ci impegni. No, vabbè, ci metterei 6 ore, però facciamo che la coda è un posto segreto. Beh, ma è orribile, che cos'è? La stanza dei segreti. La stanza degli orrori, questa. Il primo segreto è questo pupazzino, guardala. Lui è molto pericoloso. Proprio fa paurissimo. Poi abbiamo la colomba, che ispira libertà. Poi questi, cosa sono? Sono piante, le abbiamo viste uguali in un negozio e le volevi anche comprare. Sono piante finte dentro. Sapessi dove appenderle, le comprerei. Poi un sole che sorride, perché il sole sorride tutti i giorni. E poi una barca, perché mi piacciono le barche. Vabbè, abbiamo capito che eventualmente è una stanza adibibile. Ma anche questa, vedi? Una stanza che si può utilizzare ti per spiego. I propri segreti. Con un bravo costruttore. Tu fai una scala che porta qui, qui c'è una porta, e ti lanci perché è troppo brutta sta casa. Non è brutta, è bellissima. Io non ci vorrei mai vivere. Io sì, in ogni caso, sì. Se devo scegliere tra la casa hamburger e la casa Pikachu, scelgo la casa hamburger, perché comunque nel monolocale effect funziona. Invece questa qua, diciamo che è da famiglia, ma dato che poi non puoi passare ed è tutto però troppo stretto. Però aspetta, Steph, c'è da dire che quando compri una casa devi sempre mettere in conto che un po' la devi ristrutturare. Quindi a me piace di più la casa Pikachu. Ok, in ogni caso i consolini voteranno un sondaggio, esatto, e ci diranno quale preferiscono. Però secondo me almeno l'hamburger, se vivi da solo, funziona. Questa non funziona a priori, però... Non è vero! Basta, Steph, sono belline tutte e due, sono diverse. La prima è per una, massimo due persone, questa è per una famiglia. Ti ho fatto vedere di tutto oggi, Steph, quindi smettila di criticare. Basta, Steph, levala. Sono i capelli, cosa vuoi fare? Pelato, Pikachu? Sta diventando un Bulbasaur con la pianta in testa, la smetti? Si stanno... Levale, si sta bombando. Perché se riesci a dire tutto, lasciateci un like. Se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao!